Tra il confine orientale del Foro Romano ed il Colle Oppio si erge, da quasi 2000 anni, la mastodontica mole del Colosseo. Originariamente conosciuto come Anfiteatro Flavio, è senza dubbio il più noto edificio dell'antica Roma giunto fino ai nostri giorni. In grado di contenere fino a 50.000 spettatori, fu il più grande ed importante anfiteatro dell'epoca imperiale. Principalmente utilizzato per spettacoli gladiatori, la sua arena veniva talvolta usata per la rievocazione di grandi battaglie, spettacoli di caccia e rappresentazioni di drammi basati sulla mitologia classica. È invece da smentire la credenza che nel Colosseo furono dati in pasto ai leoni i fedeli di Cristo. La costruzione del Colosseo ebbe inizio tra il 70 e il 72 sotto l'imperatore Vespasiano della dinastia dei Flavi e fu terminata nell'80 dal figlio e successore Tito, anche se durante il regno di Domiziano, secondogenito di Vespasiano, furono apportate importanti modifiche e vennero realizzati i sotterranei dell'arena. L'edificio, di forma ellissoidale, misura 527 metri di circonferenza, con assi che sviluppano 188 metri di lunghezza e 156 di larghezza. L'attuale altezza sfiora i 49 metri ed è di circa 3 metri inferiore a quella originaria. Costruito nell'area occupata dai giardini della Domus Aurea di Nerone, il Colosseo servì anche a ricondurre ad uso pubblico i terreni demaniali privatizzati dallo stesso dopo l'incendio di Roma. La facciata esterna è articolata in quattro ordini. I tre inferiori contano 80 arcate su pilastri con addossate semicolonne su piedistalli, mentre il quarto ordine è costituito da una parete piena suddivisa in lesene situate in corrispondenza dei pilastri. Tra le lesene sono collocate 40 piccole finestre che avevano la funzione di ospitare i pali in legno utilizzati per aprire e chiudere il velarium, telo di copertura che riparava gli spettatori, manovrato da un distaccamento di marinai della flotta di Miseno. Intorno all'anfiteatro si trovava un'area libera, pavimentata in travertino e delimitata da cippi, alcuni dei quali sono ancora visibili e si trovano sul lato che guarda verso il Celio. Ma come fu possibile realizzare questa enorme struttura ludica in meno di 10 anni? Guardando con attenzione la facciata del Colosseo, possiamo notare che la struttura portante ad archi è la stessa degli acquedotti costruiti dai Romani. Essi, quindi, per costruire l'anfiteatro, utilizzarono una tecnica a loro ben nota, realizzando una serie di acquedotti sovrapposti e poi rivestendo il tutto di travertino. Un'altra curiosità è il nome con cui l'anfiteatro Flavio è conosciuto nel mondo sia antico che moderno, Colosseo. È quasi certo che esso derivi dalla colossale statua dell'imperatore Nerone, alta 35 metri, che sorgeva nelle vicinanze dell'edificio e di cui rimane solo la traccia del basamento su cui poggiava. Nel corso dei secoli il Colosseo fu adibito a cimitero, usato come abitazione ed infine utilizzato come cava per costruire palazzi e chiese, fin quando, durante il giubileo del 1675, assurse al luogo sacro in memoria dei martiri cristiani. Oggi il Colosseo è il palcoscenico ideale per i grandi eventi che si svolgono a Roma ed è anche uno dei luoghi simbolo della lotta per l'abolizione della pena di morte.